Sei curioso di scoprire i segreti di Tutankhamon? Sei nel posto giusto. Tieniti pronto, perché gli scienziati hanno finalmente scoperto il vero scopo delle piramidi. Mark Twain una volta disse: "Non sono le cose che non sai a metterti nei guai, è quello che dai per certo che invece non lo è." Dai un'occhiata a questo video, quindi. La Grande Piramide di Giza è una magnifica tomba costruita per sottolineare la maestosità dei faraoni egizi. Questo è quello che abbiamo studiato a scuola ed è esattamente quello che pensavano molti ricercatori. Sì, appunto, pensavano. Preparati a sconvolgerti, perché a quanto pare i ricercatori hanno finalmente scoperto il vero scopo delle piramidi. Sembra che queste strutture misteriose e uniche, costruite con un'incredibile precisione matematica, avessero una funzione che non ha nulla a che vedere con il seppellimento dei defunti. Prima di scoprire uno dei più grandi segreti del nostro pianeta, ricorda di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche. In questo modo sarai il primo a vedere tutti gli aggiornamenti quotidiani del lato positivo della vita. La Grande Piramide di Giza è chiamata grande per una ragione, e poi certo, la normale piramide di Giza sarebbe stato un fiasco. Questa gloriosa costruzione è stata realizzata con oltre 2 milioni di blocchi di pietra, ognuno dei quali pesava dalle 3 alle 30 tonnellate. In realtà, i più giganteschi possono arrivare a pesare 50 tonnellate. La base della Grande Piramide copre un'area di 53.077 metri quadrati e ciascuno dei suoi lati misura 230.36 metri. Lo strato esterno della piramide è costituito da 144.000 pietre di rivestimento lucidate di circa 2,5 metri di spessore e pesano non meno di 15 tonnellate ciascuna. Gli esperti ritengono che probabilmente ci siano voluti più di 20 anni per costruire questa struttura monumentale, contando 20.000 lavoratori che si recavano in cantiere ogni giorno. Wow, che cifre esorbitanti! Quindi, pensi davvero che sia stato speso tutto questo tempo, sforzi e manodopera solo per creare una tomba, per quanto sacra possa essere? Beh, gli storici moderni la pensano diversamente. Al giorno d'oggi si ritiene che la piramide di Giza sia stata costruita per essere una centrale elettrica. Giusto, e ha anche senso in realtà. La Grande Piramide è molto diversa da qualsiasi tomba tradizionale. Non c'è arte murale, né bare molto lavorate, artefatti vistosi o porte sigillate. Senza contare che lì dentro mancava la cosa più importante che dovrebbe esserci in una tomba, la mummia. E se superiamo saggiamente lo stereotipo per cui le civiltà antiche erano meno sviluppate di oggi, una domanda si impone. Gli antichi egizi potevano avere tecnologie tanto avanzate quanto quelle moderne? E se avessimo finalmente recuperato la loro conoscenza scientifica, perduta ormai da secoli? Ciò che la gente sa per certo è che grazie a Nikola Tesla e a Thomas Edison, l'elettricità si è trasformata in un bene diffuso alla fine del XIX secolo. Ma più tardi, nel 1934, un inaspettato risultato archeologico in Iraq dimostrò che questi uomini, seppur grandi, non furono i primi a portare l'elettricità all'umanità. La scoperta di cui sto parlando è nota come batteria di Baghdad o batteria di Party. Ora, questa cosa non aveva nulla in comune con le batterie moderne. Consisteva in tre parti: un vaso di ceramica, un tubo di rame e un'asta di ferro. Quando si versava dell'acido liquido in questo dispositivo, veniva prodotta una carica elettrica. Oh, e secondo i ricercatori, questa batteria è stata utilizzata oltre 2000 anni fa. Questa scoperta potrebbe spiegare il mistero dell'elaborata placcatura in oro che ricopre molti manufatti antichi, perché questo tipo di placcatura può essere creato solo con l'energia elettrica. Ma torniamo alla Grande Piramide, attorno alla quale aleggiano misteri irrisolti. Prima di tutto, al suo interno ci sono numerose gallerie che portano in profondità nel sottosuolo. Queste aree rimangono ancora inesplorate. Mica ci sarà una mummia lì sotto? Forse, ma io ne dubito. Inoltre, la Grande Piramide di Giza era ricoperta di calcare straordinariamente levigato. Queste pietre sono state levigate con così grande accuratezza che la loro superficie era assolutamente piatta.
Di conseguenza, la struttura potrebbe riflettere i raggi del sole, praticamente come uno specchio. Inoltre, considerevole è anche l'isolamento perfetto all'interno della piramide. È interessante notare come gli egizi utilizzassero anche un materiale speciale, la dolomite, nei lati interni della piramide. Questo minerale è famoso per la sua capacità di moltiplicare la conduttività elettrica. Senza contare che i tunnel sotterranei e i passaggi che attraversano l'interno della piramide sono rivestiti di un granito leggermente radioattivo. Questo granito contiene molti cristalli di metallo e quarzo, entrambi ottimi conduttori di piezoelettricità, un tipo di elettricità che risulta dalla pressione sul quarzo. Il granito utilizzato nella Grande Piramide sarebbe dunque servito per ionizzare l'aria all'interno, creando una particolare reazione chimica che a sua volta avrebbe aumentato la conduttività. Tutte queste condizioni avrebbero fornito l'occasione perfetta affinché si generassero grandi correnti elettriche. Ma aspetta, non abbiamo mica finito. Non ti ho ancora detto del cemento. Per costruire la Grande Piramide e tenere insieme quelle pietre gigantesche, gli antichi egizi ebbero bisogno di oltre 500.000 di tonnellate di questa sostanza. La tecnologia moderna non è ancora in grado di ricreare la malta a base di gesso utilizzata durante la costruzione delle piramidi. Si tratta di un gesso che resiste a pressioni molto grandi, quindi questo potrà sembrarti bizzarro, ma il cemento che li tiene insieme è, in effetti, più forte dei blocchi stessi. Oh, e non possiamo dimenticare i sarcofagi che sono stati trovati all'interno della piramide. Per molti anni i ricercatori hanno creduto che queste gigantesche scatole di granito fossero fondamentalmente delle bare molto elaborate per i faraoni. Ma questi presunti sarcofagi erano enormi, pesavano almeno 10 tonnellate. Erano così pesanti che era assolutamente impossibile condurli attraverso quelle entrate e quelle gallerie anguste. E questo può significare solo una cosa, che si sono sbagliati con le misure? Nah, significa che queste scatole sono state costruite all'interno della piramide. Il fatto che la loro superficie sia assolutamente piatta, con variazioni entro 0,25 mm, non fa che confermare questa ipotesi. Inoltre, queste bare erano davvero troppo grandi per gli esseri umani, anche se erano dei grandi e potenti faraoni. Nel 1993 fu scoperta una stanza segreta inaccessibile sotto la Grande Piramide. Questa stanza, che sembrava essere deliberatamente nascosta, è stata soprannominata la Camera della Regina. Nel 2011, grazie a tecnologie più sviluppate, è diventato possibile esplorare la stanza con l'aiuto di una videocamera remota. Cosa pensi che abbiano intravisto? La mummia di una regina? Questa camera segreta, solidamente sigillata, conteneva filo di rame. Sì, e sistemata con che minuzia! C'era anche qualcosa di simile a istruzioni accompagnate da schemi elettrici disegnati sul pavimento. Quindi, se le condizioni fossero esatte, tenere i pezzi di rame in una stanza sigillata, senza finestre, potrebbe causare un potente rilascio di energia elettromagnetica. Granito, pietra calcarea, dolomite, rame, tutti materiali che sono particolarmente efficienti nel condurre elettricità. Ma potrebbe essere una sorta di coincidenza, giusto? Forse quelli erano gli unici materiali che c'erano in giro quando stavano costruendo le piramidi? Beh, come giudichi il fatto che la maggior parte delle piramidi è stata costruita su perfetti generatori di energia? I fiumi sotterranei? È stato dimostrato che migliaia di anni fa il Nilo attraversava l'area in cui si trova la Grande Piramide. E se l'acqua era davvero la fonte di energia, il quadro assume connotati sempre più chiari. Vedi, c'è questa cosa chiamata azione capillare o effetto capillare. È la capacità dell'acqua o di qualsiasi altro liquido di fluire verso l'alto in spazi molto stretti, ignorando completamente la forza di gravità. Detto questo, l'acqua del fiume tecnicamente potrebbe scorrere sulla superficie calcarea della piramide e probabilmente raggiungere anche la cima. Il suo movimento causerebbe vibrazioni abbastanza forti da permettere al quarzo all'interno della piramide di generare piezoelettricità. Ti ricordi quel tipo di elettricità creata esercitando pressione sul quarzo? Tutto ciò genererebbe una quantità di energia elettromagnetica che giungerebbe sino alla cima della piramide.
e in cima alla grande piramide di Giza c'era una pietra tombale interamente in oro. Essa aveva la funzione di trasferire ioni negativi, atomi con carica elettrica, alla ionosfera, lo strato dell'atmosfera terrestre che contiene una tonnellata di detti atomi. Ed è così che è stata prodotta una corrente elettrica di immenso potere. Ok, bello, ma che cosa servirà? Gli antichi egizi non usavano mica spazzolini da denti elettrici. Bene, alcune incisioni su dei rilievi raffigurano egizi in procinto di trasportare qualcosa di lontanamente simile a una lampadina. Ehi, dai un'occhiata alle incisioni nel tempio di Hathor. Queste incisioni raffigurano persone che trasportano quella che sembra una gigantesca lampadina, con all'interno un filo attorcigliato attorno a un cavo che corre giù e si attacca a una specie di scatola, che dovrebbe essere il ricevitore, alla faccia delle moderne tecnologie elettriche. Un'altra cosa strana che puoi vedere raffigurata in queste incisioni è quella che sembra chiaramente un'antenna wireless. Forse gli antichi egizi usavano l'energia senza fili a scopo di comunicazione? Beh, certo, avrebbero potuto usarla negli impianti di tessitura per produrre filati. Quello che gli scienziati sanno per certo è che le misurazioni elettromagnetiche effettuate attorno alla Grande Piramide sono simili a quelle registrate durante un temporale. Se sali sulla cima della piramide con una bottiglia coperta da un panno bagnato, vedresti delle scintille che provengono dalla bottiglia. Beh, se rimani lassù troppo a lungo, potresti persino vedere delle scintille che vengono dal tuo corpo, a tuo rischio e pericolo. Certo, ci sono ancora così tante domande a cui rispondere, ed è per questo che la ricerca continua. Ma la teoria delle centrali elettriche spiega perfettamente alcuni fenomeni bizzarri che hanno fatto scervellare storici e ricercatori per decenni. È solo una teoria, quindi. E tu cosa ne pensi? Credi che le piramidi possano essere qualcosa di assolutamente diverso rispetto a ciò che abbiamo sempre creduto? Raccontaci le tue teorie nei commenti qui sotto. E se ami i misteri e i segreti tanto quanto noi, premi il pulsante mi piace e resta con noi sul lato positivo della vita.